Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Cari sorelle, cari fratelli, in questa festa del battesimo del Signore incontriamo ancora Giovanni Battista. Anche per Giovanni Battista c'è un'altra strada, come per i Magi. Lo abbiamo incontrato prima di Natale. Gridava nel deserto di preparare la strada per la venuta del Signore. Ora quella stessa strada gli si fa presente in tutta la sua forza. Gesù vuole essere battezzato da Giovanni per iniziare il suo ministero. Chiede un gesto che Giovanni non vuole compiere perché ha un significato che secondo lui non può essere applicato a Gesù il Messia, il Figlio di Dio. In effetti, scendere nell'acqua del fiume Giordano aveva sì il significato di iniziare una nuova vita, ma pentendosi dei propri peccati, lavandoli simbolicamente in quell'acqua di rigenerazione. Gesù non ha un passato da farsi perdonare. E allora che cosa scende a fare nelle acque del fiume Giordano? Giovanni glielo dice: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Gesù risponde: «Lascia fare per ora». Come a dire, questo battesimo è un gesto provvisorio, è un per ora, è un avvenimento che ne anticipa un altro. Sarà lo stesso Gesù in futuro a chiarire quando dirà: «C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto». Il battesimo nel fiume Giordano è solo un gesto programmatico che anticipa il battesimo della croce. Gesù, per ora, vuol legare strettamente la sua vita alla nostra vita segnata dal peccato, così che quando riceverà il suo battesimo di sangue esso avrà la forza di sanare la nostra umanità malata che l'acqua del fiume Giordano non è riuscita a guarire. Ecco perché la festa di questa domenica che segue la solennità dell'Epifania del Signore è pienamente una festa ancora del tempo di Natale. Gesù è adulto, ma egli conferma la scelta di salvare l'uomo diventando uomo. È la via dell'incarnazione. Quando Gesù inizia il suo ministero pubblico, Giovanni Battista vorrebbe portarlo sulla strada del Dio forte che sta in alto e che, stando in alto, salva l'uomo che sta in basso. Ma Gesù ha preso un'altra strada. Egli si mette in fila con i peccatori che vanno da Giovanni a ricevere il battesimo di penitenza. Così facendo vuole che si capisca qual è il suo progetto. Vuole vincere condividendo la sconfitta più atroce inflitta all'uomo, che è il peccato. Vuole sì essere il Dio forte, ma che salva l'uomo non stando in alto, ma condividendo il suo passo. Carissimi, ancora una volta la strada di Dio si dimostra essere quella dell'umiltà e della misericordia.
anche Giovanni Battista deve prendere questa altra strada che noi dobbiamo prendere. Quella di Gesù è proprio una strada diversa dalla strada che siamo tentati di prendere. Ciascuno di noi avverte quotidianamente il peso del proprio peccato e il ripetersi monotono dei propri limiti. Infatti questa non è la strada di Gesù. Egli ci appare proprio nel mezzo della nostra colpa. Si è mischiato alla truppa dei peccatori per insegnarci che ha deciso di raggiungerci ovunque noi siamo. Egli viene nel nostro Giordano. Abita lui la regione nebbiosa e oscura del nostro peccato per essere lui la strada che prodigiosamente attraversa le acque. Le parole che si odono dal cielo quando Gesù esce dal fiume Giordano sono molto significative. Questo è il figlio mio, l'amato. Parole che non valgono solo per Gesù, ma per chiunque sia innestato, grazie al battesimo, nella sua vita. Valgono per ciascuno di noi, perché nel giorno del nostro battesimo Dio le ha come ripetute, facendole precedere dal nostro nome. Tu sei mio figlio, il mio figlio amato.